Ben trovati, ciao a tutti da Campagnuzza Sant'Andrea nel cuore del Parco dell'Isonzo. Oggi in questa nuova puntata di Isonzo News, la numero 531, ci concentriamo su un tema unico, gli alpini e l'elezione della nuova sezione ANA di Gorizia, che rappresenta tutti i gruppi alpini dell'ex provincia di Gorizia. Abbiamo trascorso la giornata con loro scoprendo le ultime novità che riguardano anche la nostra comunità. E a questo punto passiamo al video, noi ci vediamo dopo. Posto, alpini, avanti! Attenti, onori ai caduti. I suoi alpini che manda dire che non ha scarpe per camminare, o senza scarpe. La sala Bertoldo del quartiere di Stracis a Gorizia, dove è appena cominciata la riunione per l'elezione per il prossimo triennio della sezione ANA di Gorizia, che rivede oggi la votazione di tutti i delegati della sezione di Gorizia, che corrisponde più o meno alla ex provincia di Gorizia. Toful, presidente designato dall'assemblea per questo evento, cosa succede oggi? Cosa si fa? Oggi verrà eletto il presidente sezionale, verranno eletti i componenti del consiglio direttivo, i componenti della giunta di scrutinio e i revisori dei conti. Quindi avremo sostanzialmente a pieno regime questa sera la funzionalità della sezione di Gorizia, che riprenderà l'attività in vista di un 2025 particolarmente impegnativo che vede anche Gorizia come capitale della cultura. Vi invito ora ad alzarvi per un minuto di raccoglimento per ricordare tutti i soci andati avanti nel 2023. Tutti parte! Riposo, grazie. C'è il consigliere nazionale Andrea Sgobbi, che è il nostro consigliere di riferimento, oggi qui a rappresentare la sede nazionale. Consigliere Sgobbi, nella parte finale del suo intervento lei ha detto: oggi vado via da Gorizia contento. Perché? Ho trovato una sezione molto ma molto attiva, una sezione ben introdotta sul territorio Questo è confermato anche dalle parole del vice sindaco. È un clima veramente collaborativo e questo è importante per noi, sì. Lei si è soffermato anche nel suo intervento anche sull'importanza della capitale europea della cultura Gorizia-Novogorizia 2025, che è importante
per l'ANA, per gli alpini. Perché? Ma guardi, in questo momento, considerate le situazioni mondiali che stiamo vivendo anche alle porte della nostra Europa, avere una cerimonia che unisce due comunità che fino al 2004 erano di fatto divise, ha l'appoggio incondizionato dell'Associazione Nazionale, tant'è che abbiamo organizzato per ottobre, per il mese di ottobre, abbiamo organizzato il concerto nazionale delle nostre fanfare, che si svolgerà anche qui a Gorizia, e in quella occasione speriamo di coinvolgere anche una fanfara della Repubblica Slovena per poter fare tutti insieme una cerimonia in attesa dell'avvenimento Gorizia, Nova Gorizia, capitale europea della cultura. Ci teniamo molto. Complimenti anche al presidente Paolo Verdoliva per la riconferma, a tutti i neoeletti riconfermati. Ho sottolineato per l'appunto come la loro comunità sia vicina alla nostra, non solamente nei momenti di festa, ma anche in situazioni di emergenza, e sia anche un punto d'appoggio per la comunità di Gorizia e anche per le istituzioni. Quindi viva gli alpini, viva anche il comune di Gorizia in questo caso. C'è un binomio che funziona? Assolutamente sì, l'abbiamo visto anche ormai nella macchina collaudata del centenario. Adesso aspettiamo anche le prossime iniziative che il Presidente ha annunciato, come anche raduno delle fanfare. Mazzini, in questa relazione per il 2023 sono stati dati numeri e avete lavorato molto l'anno scorso. Facciamo un esempio intanto di quello che avete fatto, qualche numero. Allora, 557 giornate uomo, che all'incirca, se facciamo la corrisposizione in 6 ore di lavoro, sono 3.348 ore nell'arco dell'anno. Avete fatto una 2 giorni di protezione civile all'Università di Trieste, in via Alviano a Gorizia. Allora, questa è un'attività di esercitazione che abbiamo comunque lavorato per fare 2 giorni di intenso lavoro, che abbiamo avuto 62 volontari delle varie, diciamo, sezioni del Friuli Venezia Giulia, più la domenica, che sono stati coinvolti circa 30 volontari, per dare una ripulita al parco dell'Università di Alviano, in quanto era lasciato andare un bosco molto intenso, con vegetazione molto intensa, anche con pericolo di incendio. L'elezione degli organi della sezione, quindi del presidente della sezione, del consiglio direttivo sezionale, del revisore dei conti e della giunta di scrutinio. Sono pervenute nei termini di regolamento, andava a spirare il 7 marzo, un'unica candidatura alla carica di presidente, che riguarda Paolo Verdolina, e 12 candidature, quindi corrispondenti a quello che è la composizione del consiglio direttivo sezionale, per la carica di consigliere sezionale. Io proporrei, dovremmo procedere adesso con votazione segreta mediante scheda con formazione del seggio elettorale. Io proporrei all'Assemblea, che è sovrana, visto e considerato che c'è un'unica candidatura alla carica di presidente, sono 12 candidature a quella di consigliere e altrettante nei termini del regolamento, sia per quanto riguarda il revisore dei conti che la giunta di scrutinio, se siete d'accordo l'Assemblea è sovrana e può per acclamazione proclamare eletti tutti questi, evitando la procedura elettorale con la costituzione del seggio. Quindi se siete tutti d'accordo, per acclamazione dovete fare un enorme applauso e quindi al verbale daremo atto che abbiamo proceduto all'elezione del carico. Che anni sono stati? Sono stati anni importanti per la nostra sezione, ma non solo questi 3 anni precedenti. Io partirei dal 2015, che è stato l'anno della preparazione del grande raduno triveneto degli alpini ad un'ata nazionale della Iulia del 2016. Poi pian pianino abbiamo lavorato per arrivare all'anno del centenario, che si è sviluppato e concretizzato nel 2023, essendo la nostra sezione nata nel settembre del 1923. È stato un anno importante, come abbiamo avuto modo di rimarcarlo oggi nella relazione su quanto fatto nell'anno appena trascorso. Io avevo dichiarato che si chiudeva un'epoca, si chiudeva un ciclo, per me 27 anni importanti di vita associativa nella nostra sezione, di cui gli ultimi 13 come presidente su 27.
la stragrande maggioranza dei capigruppo e non solo mi hanno chiesto di restare ancora a dare una mano alla sezione di Gorizia. Io ho accettato volentieri e quindi con oggi si riapre una nuova era, un nuovo ciclo. Abbiamo un grande appuntamento il prossimo anno, la capitale della cultura europea, Gorizia Nova Gorizia 2025, ma noi già quest'anno, grazie alla sede nazionale che ci ha concesso di organizzare una grande manifestazione, l'ottavo raduno nazionale delle fanfare delle brigate alpine congedati, che si terrà a Gorizia il 12 e 13 ottobre prossimo, l'abbiamo richiesto e la sede nazionale ce l'ha concessa questa grande manifestazione perché è propedeutica ed è in preparazione a quello che sarà il grande anno 2025, dove anche gli alpini con i propri soci daranno una mano, collaboreranno in quelle che saranno le attività e l'impegno che dovremo ognuno dare per far sì che questo grande importante appuntamento possa essere veramente positivo per la nostra città e per il nostro territorio e che dia anche delle prospettive oltre quello che sarà il 2025.